si argomentava su questa cosa, un blocco di antimateria, d'accordo? Ora, quindi immaginatevi gli astronauti mandati sulla Luna, arrivano lì e trovano che la Luna è una grossa palla di antimateria. Ovviamente loro sapevano benissimo che non era così. E noi sappiamo benissimo che nella nostra galassia, e fino a un confine molto più ampio della nostra galassia, antimateria in pratica non ce n'è. Ma questo già vi crea un problema. Perché? Se sappiamo che le leggi sono tali che in genere io posso creare materia e antimateria soltanto assieme, non posso creare solo antiparticelle o solo particelle, allora la domanda è: ma come fa l'universo ad essere fatto tutto di materia? Se è vero che è fatto tutto di materia come ci sembra guardandoci attorno. Oppure, se l'universo è fatto più o meno in maniera simmetrica di materia e antimateria, chi è che ha separato un giorno una zona fatta di materia come quella della nostra galassia da zone fatte magari di antimateria? Queste sono domande su cui noi non abbiamo ancora risposte precise, però una minima idea ce la siamo fatta, e quindi diciamo queste sono cose che sto seminando, perché in qualche maniera per quando ripercorreremo la storia dell'universo fra non molto dovremo in qualche maniera anche spiegare la storia dell'universo, e deve spiegare come è fatto l'universo oggi, no? Ok, allora adesso andiamo avanti. Beh, in realtà il concetto dell'interazione, sì, anche questo è un concetto importante, però magari non è caso che esploriamo tutti i discorsi possibili, d'accordo? Quello che volevo più che altro fare è arrivare a mostrare questa tabella, che è la tabella, veramente la tabella completa dei componenti dell'universo, che comprende quindi il set, l'insieme di particelle che avevamo commentato prima, 6 quark, 6 leptoni, che comprende l'elettrone, e poi la tabella delle corrispondenti antiparticelle, quindi 6 antiquark, 6 antilettori, d'accordo? Poi c'è un certo numero di particelle fondamentali che servono a descrivere come avvengono le forze tra queste particelle, e poi c'è il bosone di Higgs che dà la massa a tutto quanto. Quindi con un insieme di non più di 20 particelle noi siamo in grado, come dire, di creare l'universo. Questo è un po' quello che pensavo che sia successo, d'accordo? Ora, ma noi come facciamo a sapere tutto quello che sappiamo oggi sull'universo? Beh, ci affidiamo a tutti i mezzi che possiamo utilizzare per saperne di più. Quindi tradizionalmente la prima osservazione dell'universo è stata fatta con tecniche astronomiche. Si osserva la luce delle stelle e la forma degli oggetti celesti e si comincia a ragionarci su. Poi si è cominciato ad applicare tecniche di rivelazione scientifica a queste, per esempio con l'analisi spettroscopica della luce emessa dalle stelle per identificare il materiale presente e così via. Ma poi si è andati oltre. Quello che si fa oggi è che all'osservazione astronomica tradizionale, estesa peraltro a altre bande di radiazione elettromagnetica che non siano semplicemente la luce visibile, ma sia i raggi X per esempio, o le microonde, oppure le onde radio e così via. Oltre a questa osservazione di radiazione elettromagnetica, quello che si fa oggi è osservare le particelle che ci arrivano dal cosmo, cioè i cosiddetti raggi cosmici. Allora, la storia dei raggi cosmici in realtà parte più o meno un secolo fa, la scoperta dei raggi cosmici si ritiene che sia avvenuta nel 1912, in corrispondenza di un esperimento che adesso vi spiego, anche perché è carino da immaginarsi questa gente che qui si era in grado di fare per amore della scienza. Allora, Giovanotto, il tuo collega a due posti più là, Giovanotto, qui stiamo parlando di gente che rischia la vita per amore della scienza. E un po' di rispetto. Silenzio, per favore, d'accordo? Allora, perché adesso sto parlando veramente di gente che mette o ha messo a repentaglio la propria vita per la scienza, no? Quindi andiamo velocemente sulle ipotesi da investigare sull'origine dei raggi cosmici, i fenomeni di ionizzazione dell'aria e così via. Quello che volevo mettere in evidenza è che c'erano dei fenomeni di natura elettrostatica nell'atmosfera che a lungo tempo erano conosciuti e la gente ha interpretato semplicemente come un effetto di fenomeni perfettamente naturali, quali la radioattività naturale. Il salto in avanti c'è stato quando c'è stato qualcuno che ha messo in discussione questa semplice osservazione. Ma siamo sicuri che sia effettivamente l'effetto della radioattività naturale? Mettiamo a verifica questa ipotesi. E questa è la base del metodo scientifico.
uno si fa un'idea e la mette a verifica come esperimento. Quindi ci fu questo abate, che era un gesuita, questo Wolf, che salì sulla Torre Eiffel, che all'epoca era la struttura più alta del mondo, e decise di confrontare le misure del fenomeno di ionizzazione dell'aria alla base e all'apice della Torre Eiffel. Confrontò le sue misure e notò che c'era una differenza, ma secondo lui c'era qualcosa che non quadrava, perché secondo i suoi conti, se il fenomeno della ionizzazione dell'aria era dovuto a fenomeni di radioattività naturale, ci doveva essere una dipendenza più accentuata dall'altezza che non quella che lui aveva rivelato. Ma ovviamente non poteva andare oltre queste misure. Per andare oltre queste misure occorse aspettare che ci fosse chi veramente mise in gioco la sua vita per salire a bordo di trabiccoli dell'epoca, palloni aerostatici dell'epoca, fino a vari chilometri d'altezza, per fare misure in questa maniera, con la lente di ingrandimento collegata allo strumentino per prendere appunti a mano. Cioè sono metodi di misura che adesso fanno ridere se confrontate questi con le attrezzature scientifiche che sono in funzione nei laboratori del mondo, di cui avrete visto qualche volta un po' di immagini, qualche cosa ve la faccio vedere pure io adesso, d'accordo? Però la cosa importante è che lui fece delle misure e si accorse che è vero che se si sale nell'atmosfera ci si accorge che l'effetto di questa radiazione ionizzante diminuisce, ma questo è limitato a una piccola fascia di altitudine. Se poi si continua a salire, e l'esplorazione è possibile grazie al pallone aerostatico, ci si accorge che al di sopra di una certa altezza il fenomeno invece aumenta, e quindi che cosa fece il Bones? Concluse l'unica, tirò fuori l'unica conclusione plausibile e disse: le mie osservazioni sono spiegate meglio con l'assunzione che una radiazione di grande potere penetrante entra nell'atmosfera dal di sopra. D'accordo? Lui si guadagnò il premio Nobel grazie a questa scoperta e a questa osservazione. Ed è effettivamente così, questo è quello che noi chiamiamo raggi cosmici, e vi rendete conto che sono campioni di materiale, di particelle elementari che ci arrivano dal cosmo. Quindi ovviamente ci portano una messe di informazione sugli oggetti celesti che li hanno generati e sul modo in cui si sono propagati dalla sorgente fino a noi dove facciamo la rivelazione. Allora adesso vado molto veloce, soltanto per spiegarvi che in realtà quando particelle arrivano nell'atmosfera, ovviamente se arrivano con un'energia consistente sono libere di interagire, quindi daranno origine a una serie di altre particelle, perché ciascuna di queste può dare origine ad altre particelle secondarie. Quindi in corrispondenza di un'unica particella che entra nell'atmosfera con una grande energia, si può avere qui sotto uno sciame, lo chiamiamo proprio così, uno sciame di particelle che possono essere migliaia, milioni, con energia più bassa. D'accordo? Il che, diciamo, queste particelle stanno qua dentro, perché in genere la gente pensa che io sto raccontando frottole o cose che si possono verificare solo in laboratorio. Stanno qua dentro, non c'è schermo che vi protegga, questo soffitto non vi protegge. Voi siete continuamente bombardati dai raggi cosmici e non ci potete fare proprio niente. D'accordo? Nella maggior parte dei casi però questo non ha alcuna conseguenza. Può diventare un discorso molto critico per gli equipaggi degli aerei, perché volano all'altezza proprio dove il numero di queste particelle è maggiore, o a maggior ragione per gli equipaggi degli apparati spaziali, della stazione spaziale o delle sonde, per esempio quando andavano sulla Luna, o ipotetici viaggi verso altri pianeti, perché lì non c'è più la protezione dell'atmosfera che vi scherma. D'accordo? Ora, quindi questo vuol dire che noi possiamo mettere su esperimenti per cercare di captare queste particelle, cercare di catalogarle, di capirle, e da questo fare un discorso sull'origine delle particelle negli oggetti celesti. E quindi c'è una varietà di strumenti che è stata messa a punto per studiare queste cose. La cosa più ovvia che vi può venire in mente è che uno, siccome si tratta di oggetti cosmici, costruisce una sonda spaziale e la manda nello spazio, ma non è l'unico modo, perché per esempio per esperimenti di più breve durata uno può per esempio legare un apparato a un pallone aerostatico e mandarlo in alta atmosfera, in maniera da studiare le particelle primarie prima che ci siano un numero significativo di interazioni in atmosfera. O può installare un esperimento sulla stazione spaziale, oppure quando le esigenze di rivelazione diventano troppo complesse e uno ha bisogno di apparati troppo grandi o di tempi di misura troppo lunghi, allora può cercare metodi indiretti, costruisce dei rivelatori per esempio a terra in modo da rivelare un numero di particelle
particelle secondarie prodotte in atmosfera e poi da quelle cercare di ricostruire quale doveva essere la natura delle particelle primarie che le hanno originate. Per fenomeni particolarmente rari si va a costruire rivelatori sotterranei o addirittura, se uno cerca esperimenti rari e ha bisogno di un apparato enorme, si va addirittura a costruire rivelatori sul fondo del mare. Tutte queste cose non sono fantascienza, sono cose che stanno avvenendo, avvengono continuamente, c'è gente che ci lavora a tempo pieno su queste cose. Ognuna di queste si porta appresso un grado di complicazioni non banale, cioè portare un apparato per fare queste misure in alta atmosfera, a 40 km di altezza, non è la stessa cosa che prendere un palloncino e riempirlo di elio, e quello se ne vola, d'accordo? Anche quelle cose, no, del film Up, così belle, della casa trasportata da tutti i palloncini, sono abbastanza difficili da realizzare in quella maniera. Per realizzare questi esperimenti ci vogliono le tecniche opportune. Questo pallone ha un diametro, la sua massima estensione, di 100 metri di diametro, per rendervi l'idea. E ovviamente, siccome deve essere in grado di portare un apparato che pesa quanto un altro a 40 km d'altezza, mentre lo gonfiate non ha nessuna voglia di rimanere a terra, d'accordo? Quindi voi vi dovete preoccupare innanzitutto di gonfiare in sicurezza, che nessuno si faccia male. Dovete avere lo spazio adeguato per preparare tutto questo, dovete avere modo di zavorare il pallone a terra finché lo rompite, finché non è il momento del lancio. E poi vi dovete porre il problema che quando lo lasciate è in balia dei venti. Quindi se poco poco se ne va nella direzione sbagliata, qui succede un macello, perché l'apparato verrà trascinato da terra chissà dove. Quindi va studiata la disposizione di come disporre queste cose, in maniera che quando il pallone si sposta, comincia ad andare su, viene sopra l'apparato e comincia a tirarselo verso l'alto. E ovviamente dovete avere i mezzi per fare tutto questo, insomma c'è tutta una serie di complicazioni che vanno trascurate, che non vanno trascurate, che vanno preparate. E ovviamente adesso io non ho il tempo per parlarvi di tutte le complicazioni per ciascuno dei tipi di esperimenti che adesso vi mostro, soltanto vorrei rendervi l'idea che tutto quello che si fa è al limite di quello che la tecnologia oggi permette. Quindi si fanno misure in alta atmosfera con palloni, oppure si costruiscono apparati da mettere sui satelliti o addirittura sulla stazione spaziale, nello spazio, d'accordo? Oppure, vi dicevo, un'altra tecnica è quella di costruire grandi rivelatori a terra in maniera da ricostruire le informazioni sulle particelle secondarie dell'atmosfera e poi sulla base di quello determinare quali devono essere la natura delle particelle primarie che arrivano direttamente dal cosmo. E queste sono fotografie giusto per mostrare esempi di questi rivelatori. Questo sembra un cimitero di guerra, ma è un apparato costruito in Germania, quindi con il tipico rigore tedesco. E questo è un apparato simile, lo vedete, ognuna di queste baracchette è un punto di rivelazione, costruito in Italia, quindi con un po' più di estro, anche perché bisognava adattarsi alla orografia del Gran Sasso in questo caso. D'accordo? Ovviamente a seconda di come avete fatto il rivelatore potete fare certo tipo di misure e non altre. Di conseguenza per esplorare le particelle più rare e più energetiche si è sentita l'esigenza di spingere questa tecnica di rivelazione il più lontano possibile. E quindi si arriva, saltiamo le paesaggi, al gigante dei giganti, che è il più grande di questi rivelatori mai costruito, che è in funzione in Argentina, che è fatto con queste casupolette, lo vedete il rivelatore? Questa casupoletta che sembra piccolina in realtà ha un raggio di 3 metri. C'è un altro qua e così via, a perdita d'occhio. Di questi oggetti ce ne sono 1600 in totale, con una spaziatura tra l'uno e l'altro di 1,5 km. Quindi in totale questo è un rivelatore che è grande quanto la provincia di Bari, con una superficie quanto la provincia di Bari. Credo che la provincia di Foggia sia ancora più grande, ma prima o poi faremo un rivelatore grande anche quanto quello. D'accordo? E poi ovviamente dicevo, se uno ha bisogno di fare misure con un apparato talmente grande che cresca anche in altezza, non solo in superficie, l'unica è di mettersi sul fondo del mare, che offre vari vantaggi per la tecnica di rivelazione, per lo schermo delle altre particelle desiderate e così via. Quindi offre dei vantaggi scientifici ma delle complicazioni tecnologiche, perché ovviamente installare degli oggetti del genere a stringhe alte fino a 400 metri
450 metri sul fondo del mare e poi collegarle con la struttura a riva di ricezione dati e di analisi di dati, ovviamente comporta uno sforzo non indifferente, fatto di navi per l'installazione e di veicoli sottomarini per poter fare le connessioni sottomarine. Questo in particolare presenta il veicolo sottomarino, questa è la scapola di giunzione sotterranea che permette il collegamento delle varie linee, ma queste sono foto scattate da sottomarino a 2500 metri di profondità. D'accordo? Questo rivelatore Antares in particolare in funzione dal 2008, quindi quando un volto lo metteremo in pensione, perché ne stavano nel frattempo costruendo un'auto più grande al largo della costa della Sicilia. Ora, ma tutto questo a che cosa serve? Serve, vi voglio dare un esempio per farvi capire quanto questo tipo di analisi ha contribuito a capire come è fatto l'universo. Ora, io probabilmente sto esaurendo il tempo a mia disposizione, vero? Quindi conviene... No? Allora, io potrei andare avanti all'infinito, però non voglio neanche annoiarvi, più che altro voglio generare un germe di curiosità e magari dirvi qualche cosa che non facilmente si sente in altri modi, nei programmi ministeriali o in televisione. Allora, quindi a questo punto volevo parlare un pochettino di quello che succede nel nucleo del Sole e i fenomeni di fusione nucleare nel nucleo del Sole e delle altre stelle, però probabilmente conviene che cerchiamo di guadagnare un po' di tempo. Quindi piuttosto che fare questo discorso, assumiamo che voi sapete che all'interno del nucleo del Sole avvengono fenomeni di fusione nucleare, in cui quindi nuclei di elementi leggeri si combinano per dare origine a nuclei di elementi più pesanti, nel caso specifico idrogeno che va a dare origine all'elio, e questo avviene con un grande rilascio di energia, che è l'energia che ci permette di vivere. Ora, assumendo che sappiamo tutto questo, dovete anche sapere che questi fenomeni sono accompagnati da l'emissione di un grande numero di neutrini. I neutrini sono particelle estremamente bizzarre, perché non hanno nessuna voglia di interagire con il materiale che attraversano. Quindi i neutrini emessi dal centro solare possono attraversare tranquillamente l'intero spessore del Sole, arrivare fino a noi e magari, se si degnano, interagire nel nostro apparato, questo che li possiamo rivelare. D'accordo? Lasciate perdere tutte queste formule e queste cose, andiamo al nocciolo. È quello che si fa con vari esperimenti, ragazzi. Questo, per esempio, è un esperimento fatto in Giappone, si chiama Super Cambio Caldo. È fatto con un'enorme cisterna che ha praticamente 50 metri d'altezza, per rendere l'idea, quindi vi calcolate, ed è riempita d'acqua banalmente, ma ognuno di questi oggetti è un fotomoltiplicatore, un rivelatore di luce sensibilissimo di diametro 50 cm. Ce ne sono 11.000 di questi oggetti, quindi vedete praticamente l'intera parete di questa cisterna è costellata di questi rivelatori, tanto che la maniera più semplice per mettere in funzione è che quando la cisterna viene riempita si va con il canottino a ispezionare uno per uno di questi moduli, poi si mette un poco d'acqua, si va a livello successivo e così via. D'accordo? Ora, questo apparato, consentitemi di non dire altro sul funzionamento, ma lo scopo è quello di misurare i neutrini e, grazie a un tipo di rivelazione particolare, è in grado di ricostruire anche la direzione di provenienza dei neutrini, quindi in particolare distinguere i neutrini che arrivano dal Sole da tutti gli altri neutrini, perché vi ho detto per esempio che i raggi cosmici sono particelle, c'è una buona componente di neutrini che passano dappertutto, ma arrivano da tutte le direzioni. D'accordo? Allora, quella che mostro qua è una neutrinografia, cioè la mappa del Sole fatta attraverso la rivelazione di neutrini, confrontata con quella che è la fotografia del Sole, con tecnica tradizionale. Però vi rendete conto della differenza? In un caso io sto guardando quello che succede sulla superficie del Sole, perché è da lì che viene messa la luce. E calcolando la luce che viene messa dalla superficie, poi devo ipotizzare un modello per stabilire che cos'è che alimenta tutta questa energia. D'accordo? Se invece io mi metto a studiare i neutrini, sto studiando direttamente quello che succede all'interno del Sole. E non solo. Il neutrino ci mette circa 10 minuti ad arrivare da Sole alla Terra, perché quella è la distanza tra Terra e Sole, no? Ma se io guardo, per la luce è lo stesso, ma se io guardo la luce, in realtà mi rendo conto che la situazione in superficie mostra l'energia che è stata trasferita gradualmente dal centro del Sole fino agli strati più esterni. Questo processo impiega una quantità incredibile di tempo, 100.000 anni. Quindi in realtà io quello che
sto facendo, osservando il sole con la luce, sto osservando il sole, l'attività del sole, come era praticamente 100.000 anni fa. Mentre se invece io guardo quello che succede con i neutrini, sto osservando quello che sta succedendo in questo momento, o meglio.